è stato eletto da 111 cardinali riuniti in conclave. Vedete il fumo bianco che esce, vedete il fumo bianco che sta, continua a uscire, nettamente bianco, non come il timido, non come il timido assaggio di ieri sera. Questa è veramente una fumata bianca. Dalla loggia che sopra il sagrato si affaccerà il nuovo Papa, la Chiesa Cattolica e il suo 264 pontefice. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła. Wojtyła. Il cardinale Wojtyła, il cardinale primate di Cracovia, che è una delle città più cattoliche del mondo. Questa è una scelta, scusate il termine, veramente straordinaria. Ritorna un papa non italiano, non italiano dopo quattro secoli. Dal 1522 non c'era un papa italiano. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. L'entusiasmo della folla si fa più intenso, risuonano le note della banda pontificia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma
ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.